Buonasera cari amici, benvenuti a Dopocena. Come sempre ci ritroviamo sui divani rossi per parlare di diverse argomentazioni. Abbiamo attraversato e intrapreso considerazioni in tanti campi. Questa sera ci focalizzeremo però su un aspetto estremamente importante, che è la divulgazione di un messaggio corretto. Abbiamo un testimone molto importante che insomma finalmente è riuscito ad approdare dopo diversi step qui ai nostri divani di Dopocena. Ci siamo inseguiti un po' per tanto tempo, poi finalmente insomma l'occasione è arrivata e abbiamo con noi Ivan Cottini. Buonasera, benvenuto su questi divani ormai. Finalmente ci sono. Ivan, ci sei. Non mi scollerò più da qui. Ti terremo qui, va bene, come ospite fisso della puntata. Accanto a lui Valentina Berloni, buonasera, insomma titolare di una scuola di danza di Lucrezia. Sì, esatto. L'argomento di questa sera è insomma appunto attraverso un calendario, un oggetto di uso comune che campeggia in quasi tutte le nostre abitazioni, veicolare un messaggio, trasmettere un messaggio. Allora, prima di fare subito due chiacchiere con Ivan, ti chiedo subito Valentina, come mai questa idea, perché hai voluto intraprendere questo percorso con le tue classi? Ma di solito noi tutti gli anni partecipiamo a delle manifestazioni di beneficenza in realtà, però ultimamente ho notato che non erano proprio improntate sulla beneficenza e quindi ho pensato di fare qualcosa da sola, per conto mio, perché mi sembrava una cosa, ecco, più così, normale. E quindi, niente, ho coinvolto le bambine della mia scuola, di tutte le età, quindi da quelle piccole a quelle grandi, 18-20 anni, e insieme a Ivan abbiamo deciso di portare avanti questo progetto. Così sono sicura che vada a buon fine. Ah, ecco. sì, perché poi, quando si tratta di queste cose, alcune volte si perde un po' il discorso, no, dell'evento benefico per i bambini o per qualsiasi altra associazione benefica. Nello specifico noi partecipiamo a diverse iniziative, sempre per beneficenza, e magari non tutte hanno quell'atmosfera così serena come in realtà dovrebbe essere. E quindi, siccome io volevo fare questo, proprio perché penso che sia una cosa importante, ho deciso di fare una cosa da sola, così per conto mio, da sola. Poi alla fine non è proprio da sola, perché comunque ho coinvolto tante persone, anche i genitori, comunque sono stati così molto gentili da potermi portare le bambine. È stata una cosa organizzata anche abbastanza velocemente, quindi sono stati tutti molto disponibili, compreso Ivan, che tra tutti i suoi impegni ha ritagliato questo tempo per noi. Diciamo anche le finalità di questo calendario. Quali sì, sono? Esatto, perché questo calendario andrà a un'associazione di beneficenza che è proprio l'UNICEF. E niente, sarà disponibile, speriamo, prima di Natale, ci stiamo puntando molto, e le foto sono state realizzate da Fotocapri, che sono stati anche loro gentilissimi a partecipare a questo progetto, e che è comunque per beneficenza, ci tengo a sottolineare, quindi i ricavati andranno tutti a questa associazione. E niente, io sono molto contenta. Ti vedo bella soddisfatta di questa cosa. Sì, molto. Ti ha appagato molto dal punto di vista personale. Sì, molto, perché ho visto che anche comunque le bambine hanno partecipato comunque con interesse, sono state proprio felici, e anche i genitori comunque. È stata una cosa bella, un bel pomeriggio. Abbiamo realizzato tutto questo in un paio d'ore, è stato bello. Bene, quindi la finalità di questo calendario è ben chiara, ce ne sono tanti in giro, perché no, diciamolo, sicuramente è uno strumento, un mezzo abbastanza usato, non alle volte forse anche un po' abusato, ma questo non è sicuramente il caso, per veicolare un messaggio, per promuovere, perché comunque entra in tutte le case, è una testimonianza ricorrente ed è soprattutto una cosa che bene o male dobbiamo avere e dobbiamo usare e consumare. Quindi perché no utilizzare
un calendario che è stato pensato, studiato e realizzato per un fine benefico. Poi l'UNICEF è un'associazione che conosciamo tutti, quindi sappiamo come si muove, perché si muove, quali sono gli scopi. Allora Ivan, com'è stata la tua integrazione con questo mondo? Come ti sei rapportato? Tu, insomma, sicuramente ti sei confrontato ultimamente con diverse realtà, non ti sei risparmiato? No, non mi sono risparmiato ed è stato bellissimo. Poi, va bene, ne ho fatti tanti, ma comunque ogni calendario ha la sua realtà, ha la sua diversità e ogni volta ti dà emozioni diverse. Io lì, anche da Valentina, non ero mai andato, non ne avevo mai vissuto, no, la realtà con i suoi allievi. Ed è stato come essere a casa, mi hanno subito messo a mio agio, sono arrivato, saluti, tac, subito messo lì a fare delle foto. E quindi insomma hai messo, come dire, il tuo essere, la tua persona, la tua personalità a loro disposizione. Ah certo, io, purché si tratta di un qualcosa benefico, io ci sono e cerco di esserci sempre per tutti. Anche tu sei stato protagonista per un calendario che, insomma, di cui noi abbiamo anche dato testimonianza durante la realizzazione per orare la causa che ti riguarda. Quindi insomma il calendario è uno strumento che ti piace. Sì, io nel mio passato comunque faccio ancora il fotomodello, anche certo, se sono mai in là con l'età, e quindi diciamo che è la mia pappa questa, quindi... Io mi presto sempre, meglio che sia per beneficenza. Ecco, quando avete realizzato le pagine, i calendari, per ogni mese avete fatto un'interpretazione o è stato un tema libero? Cioè, cosa vedremo mese per mese? Ma io guarda, quando ci abbiamo buttato lì quest'idea, no? C'è Ivan che mi scriveva: pensi, stai pensando alle posizioni, alle pose, a quello che dobbiamo fare, stai pensando, eh? E io le rispondevo: è tutto sotto controllo. Io gli mettevo pressione. È tutto sotto controllo, gli dicevo. Ho tutto qui, gli dicevo, non ti preoccupare che ho tutto qui. E invece, cioè, alla fine, perché è anche un po' come il mio lavoro, no? Cioè, io insegnando danza, cioè, ci sono alcuni insegnanti che magari, sai, si preparano delle lezioni a casa, poi arrivano lì e fanno. Cioè, io spesso e volentieri ascolto la musica e vado. Cioè, non è che alcune volte serve, sì, prepararsi a casa, però di solito io sento la musica e cioè, mi viene, è una cosa che mi viene. E questa è stata la stessa cosa, a parte qualche posizione particolare, perché comunque Ivan abbiamo fatto delle prese con alcuni miei allievi, quindi quelle ovviamente erano da studiare a casa. Però il resto, cioè, appena li ho visti, appena ho visto lui, appena ho visto le bambine, appena ho visto i ragazzi, è stata una cosa così. Cioè, è venuta, capito? E mi sono anche stupita e meravigliata, perché non è che io sia proprio una regista. Però si vede che era la mia atmosfera, capito? Anche quello, in un certo senso, vedere i miei allievi, no? Che comunque, cioè, si prestano a fare queste cose così, proprio felici. E quindi, cioè, è stato tutto, venuto tutto così, naturale. Perciò non è che c'è proprio un argomento, è così. Una serie di... Sì, una serie di scatti. Di scatti che immortalano dei momenti, delle sensazioni, esatto, del momento. Sì, come protagonista c'è sempre la scuola, certo. Perché sono stati fatti tutti lì, e poi le bambine. Ivan. Ivan compare in tutti i mesi, che l'ho stressato la prima ora, perché poveretto, le hanno fatte fare di tutti i colori, però... Beh, a me mi piace appunto misurarmi, più è difficile, più mi dà stimoli a me per riuscire però a fare. Però sono stata brava. Sei stata molto brava. ti ha, insomma, un po', come dire... mi ha stampinato bene poi in quelle 2 ore del set. Sì. E senti, invece, insomma, i protagonisti o le protagoniste, come hanno vissuto, insomma, il matching con Ivan? Perché insomma, era da creare un'amalgama, qualcosa. Sì, esatto. Però
Il discorso, secondo me, gira tutto intorno anche a come educhi i tuoi allievi, capito? Perché la mia mentalità è una mentalità molto aperta, cioè le bambine sanno che sono l'insegnante, però abbiamo sempre questo rapporto, capito, di affetto molto. Tra me e anche le mamme comunque, quindi cioè, quando sono arrivate lì all'inizio c'è stato un attimo, capito? Un attimo, no? Perché chi è questo ragazzo? Cosa ci fa qui? Quindi osservavano, capito? Però poi cioè, quando è stato il momento di metterle lì insieme a lui, cioè abbraccia Ivan, via, abbraccio, capito? Quindi non è stato una cosa, capito, troppo traumatica, nel senso, capito, è stato veloce, è così, cioè all'inizio un attimo, poi dopo via. Beh, poi 2 ore, Ivan, tu che sei abituato a set di giornate, 2 ore per fare un calendario è un lasso di tempo rapidissimo, quindi insomma ve la siete cavata bene. Siamo cavata bene, appunto, come diceva lei, perché c'era tutto subito questa alchimia che si era creata sin da subito e quindi le cose sono andate tutte molto fluide e veloci. Neanche io pensavo di fare così in fretta. Tu cosa ci hai messo di tuo in questo calendario? Un po' di forza, quella sì, perché ho dovuto fare un paio di prese che non erano facili per me, comunque avendo una mano è un po', quindi 2 prese ho sudato parecchio, le altre solo da stare seduto così e tenere a braccio qualche sua ragazza. Sì, vabbè, però comunque oltre a questo aspetto qui cioè, ci ha messo anche tanto del suo, nel senso che comunque è una persona che quando fa una cosa cioè, ci tiene molto e la vuole portare a termine, capito? È molto determinato, quindi io in questo senso sono determinata, però sono un po' più estrosa pazzerella, quindi quando lui mi scrive, capito? Lui invece è un ridiamo. Tra l'altro tu mi dici anche, guarda Ivan, so che non sei stato bene, la rimandiamo. Io ho detto no, assolutamente. Cioè, sì, io l'ho scritto, guarda adesso no, basta, rimandiamo perché non sei stato bene. Lui, no, non ci provare, proprio. Guarda, se c'è una cosa che non va d'accordo con Ivan è la rinuncia. Mamma mia, è vero? Benzetto, sì, ho letto bene? Bene. Comunque dicevo, cioè, oltre all'impegno che c'è stato comunque quel giorno, cioè proprio in generale, quando abbiamo deciso di fare sta cosa, capito? È stato cioè, una persona che decide e fa, cioè si fa, capito? Una volta che si parte si fa. Si fa. Quindi, e basta, sì, aiuta anche gli altri, capito? Certo. Aiuta, perché cioè, quando c'è una persona vicino, determinata in questo modo, capito? Se tu c'hai anche quel po' di indecisione, ti va via, ti va via, capito? Ti passa. Stai parlando di me? Sì. Ammettilo, sono preparato io questo discorso. No, non è vero, non l'ha preparato lui. No, allora Ivan... Per diversi aspetti lo conosciamo, abbiamo imparato a conoscerlo, si è sempre messo molto in gioco, insomma, e ha messo diciamo, tra lui e le persone sempre molti pochi filtri. Sì, sì. E quindi questa è stata una scelta tua ben precisa, Ivan. Sì, sì, una scelta mia ben precisa, esatto. Questo è il mio modo di, come dicevi te, di mettermi, misurarmi, è il mio modo di come Ivan affronta la malattia e da come Ivan, tra virgolette, si cura dalla malattia, perché a me, tenendomi così impegnato, misurandomi sempre contro quegli ostacoli che la malattia mi ha dato, mi fa sentire non malato e soprattutto vivo ancora. E soprattutto magari di poter trasmettere qualcosa a qualcuno che è importante. Ma serve tanto, lo sai, alle persone che anche alla sola diagnosi o quant'altro smettono comunque di vivere, no? Vedere me comunque malato che riesco ad arrivare più o meno da tutte le parti e riuscire ancora a condurre tra virgolette una vita felice e entusiasmante aiuta tanto. Il messaggio è ce la si può fare. Certo, ce la si farà sempre. Fin quando uno nella propria testa lo vuol fare. Senti, tu ti sei rapportato con diversi livelli, cioè sei andato dalla scuola di Lucrezia fino insomma, a contesti sempre più, insomma, sicuramente molto più insomma, di performance elevate. Ma è meglio stare... Ecco, mi hai anticipato, sì. L'idea era questa. Cosa ti dà di più come...
Se diciamo c'è più contatto umano, perché tu ti integri meglio con le persone, con i ragazzi, lì mi ricordo che ci parlo chiavi, ci facevi la risatina, invece quando sali di livello è talmente freddo, schematica, la cosa arrivi, tac, messo così, cosa, vieni trattato come un oggetto, tra virgolette. Invece lì era proprio di essere anch'io parte integrante della scuola di danza. E quindi insomma hai sentito il tuo apporto ancora più importante, sì, e determinante. Sì, assolutamente. Bene. Valentina, adesso immagino che si è aperta una strada, cioè non lo mollate più a No, no, basta, adesso è deciso. Lui adesso è deciso. Parte integrante. Sì, sì, adesso è deciso. Ancora non gliel'ho detto, ma adesso a giugno, quando ci starà il saggio, lo infilo subito. Poi tu, quando hai qualcuno che insomma, si lamenta, no, non ho voglia, sono stanco, chiami lui. Chiamo lui e via. Gli fai passare tutte le patturne. No, no, seriamente. Cioè adesso poi ho visto che si presta molto bene, quindi via, ce lo infilo a giugno a fare il saggio e via. Quindi in diretta, signore, quindi questa è una notizia, uno scoop proprio. Va anche bene, visto che mi sono reinventato in un, tra virgolette, un ballerino, no? Ma certo. Quindi insomma, lui l'ha preso anche lui adesso, quindi a giugno sappi che c'hai sta cosa. Vabbè, ma lui già comunque ha già fatto qualcosa, capito, con La danza ti piace anche come modo di espressione artistica? Come... Io, guarda, la danza credo che sia, diciamo, la cosa più difficile da affrontare per un malato di sclerosi, perché a me, oltre che... togliermi varie parti del corpo, io anche difficoltà a coordinare, no? Io anche per prendere una forchetta, un bicchiere, non è facile, no? E quindi la danza ti mette insieme tutti questi meccanismi ed è la sfida più bella se riesci poi a vincerla. Quindi insomma più è ardua la salita e più insomma... Sì, sì, e più mi piace misurarmi. Ti piace misurarti. In questo momento insomma tu stai anche pensando a che cosa farai, insomma, immagino che tu hai in mente anche... Oddio, non mi fa domande di sì. No, ti volevo dire, hai terminato anche il tuo calendario per sì, la tua sì, casa. Sì. Adesso hai in mente altre azioni per comunque sia portare questa sensibilizzazione alle persone? Ma io, guarda, io credo ogni giorno, in qualsiasi cosa che faccio, quindi sempre ogni giorno c'ho qualcosa. Di recente sei stato anche da Filippo Magnini, sei confrontato anche col mondo sportivo. Certo, io ho lanciato questa sfida a Filippo quest'estate e finalmente pochi giorni fa l'abbiamo realizzata. Dicono che ha vinto lui di poco, però ancora non ho visto le immagini. Visionerai il photo finish per vedere. Va bene, Valentina, senti, nella tua scuola di che cosa ci si occupa? Cioè, nel senso, quali sono le categorie che fanno parte della scuola di danza? Allora, la scuola è nata innanzitutto 3 anni fa, perché io ho insegnato tanti anni a Fano, poi dopo ho deciso, ho avuto questa opportunità di aprirla a Lucrezia, e ho iniziato con la danza classica e la danza moderna, con tutte e due le discipline. Dopodiché, adesso che ormai sono 3 anni che abbiamo aperto, da quest'anno abbiamo cominciato a coltivare altri tipi di corsi, hip hop, break dance, e oltre a quello ci sono anche discipline per adulti, quindi dopo cena, perciò salsa, latinoamericani, boogie woogie, rock and roll, c'è di tutto e di più. E da un paio d'anni anche arti marziali, perché da noi c'è il taekwondo e 2 volte alla settimana al pomeriggio con tanti bambini, perché abbiamo iniziato che i corsi erano sì numerosi, però poi più passano gli anni più aumentano questi ragazzi, quindi siamo tutti molto contenti. E niente, con i collaboratori che ho, che poi vengono a insegnare nel dopo cena, mi trovo benissimo, tutti si trovano bene, abbiamo un bel rapporto. E niente, sono contenta perché quest'anno sono aumentati i ragazzi e niente, dai, piano piano cresciamo. Quindi è una scuola in evoluzione. Sì, è una scuola in evoluzione. Io infatti lo dico sempre questo, perché sono partita che, cioè, se avessi aperto a Fano
la scuola sarebbe stato da una parte più facile perché magari mi conoscevano un po' di più come insegnante, ma dall'altra più difficile perché poi le scuole di danza ce ne sono già diverse, a Fano avviate. Per cui ho detto vabbè, mi sposto e mi butto da un'altra parte dove nessuno mi conosce. Ecco, è un salto nel quindi buio. Proprio ho detto vabbè, ci proviamo. Però è stata una scelta. Però sì, cioè, comunque era il mio obiettivo, cioè io lo volevo fare. E niente, adesso ho seminato per 3 anni, sto raccogliendo qualcosa. Un po' di risultati. Sì. Mi dicevi che la beneficenza è sempre stato un tuo pallino. Sì, sì, perché noi come associazione sportiva dilettantistica comunque siamo senza fini di lucro, quindi vogliamo partecipare a queste iniziative. Solo che, vi dicevo prima, cioè, non sono mai stata così soddisfatta, cioè, dovendo partecipare a quella che poi di solito partecipo, cioè, tornavo a casa che non ero soddisfatta, cioè, non lo so, non facevo, portavo le mie bambine, c'era questo evento, però non era come volevo io. Ho idea che anche tu comunque, Ivan, è uno E quest'anno l'ho fatto come volevo io. Finalmente. Ho coinvolto Ivan e l'ho fatto come volevo io. Sono così felice che, guarda... Quindi, insomma, compriamo sto calendario perché merita, dai. Da più punti di vista. Sì, se non altro per il mio entusiasmo. Se non altro per gratificare lo spirito, diciamo, no, di mecenatismo. Vabbè. È venuto veramente bene, guarda, devo dire che... Cioè, anche Maurizio Rossi comunque di Fotocapri e la sua moglie Francesca Cecchini comunque mi hanno aiutato anche parecchio. Il tuo capito? Mese preferito, quello che ti è piaciuto di più? Ma per adesso tutti. Perché... Diplomatica proprio. No, per adesso guarda tutti perché veramente abbiamo fatto delle foto bellissime. Cioè poi, allora, Ivan si presta molto perché lui comunque... avendo fatto anche una carriera, insomma, da fotomodello, cioè, è diverso. Ma i miei ragazzi si sono associati bene, capito? Quindi è venuto, proprio le foto sono venute belle, bellissime. Non mi chiedere a me che mese preferisco, perché ancora non l'ho visto. Non l'hai visto. Tu hai fatto le foto, come va, insomma, dove mi volete mettere? Insomma, sì, no, ma veramente, foto... Cioè, ho fatto una grandissima fatica a sceglierle. Ecco, perché comunque tu hai voluto... Sì, ho voluto comunque supervisionare io e il fotografo, perché anche lui ha voluto supervisionare il tutto. Gli amici Fotocapri sono degli assidui frequentatori, sì, anche loro. Sì, lo so, infatti lo so. Dopo cena conosciamo, insomma, lo so, lo so, però guarda, delle persone squisite, quindi... Cioè, io ormai sono anni che poi... vado da loro anche per fare i servizi fotografici dei saggi e tutto, però non ho quindi mai... non hai avuto dubbi? Insomma, no, ma non, cioè, assolutamente, guarda, proprio ero già così decisa e ho detto sì, sì, e non sono rimasta, soddisfatta, quindi non ho avuto... Bene, siamo in ansia per vedere questo calendario, speriamo di vederlo sì. In circolazione. Il prima come possibile. No. Si troverà infatti nella mia scuola di danza, lo troveranno. Che si trova? Che si trova a Lucrezia in via dell'Artigianato 8. È proprio okay. Semplice, prendi la superstrada e all'uscita 50 metri, quindi okay. È facilissimo. E oltre a me, alla mia scuola, si troverà anche in altri punti vendita, tipo proprio da Fotocapri. E poi vedremo, dai. Vedremo. Insomma, i posti dove comunque, trovarlo li abbiamo sì, capiti, o da lei o da Fotocapri. Principalmente lì, insomma, Fotocapri in centro. Non mi avevi detto che mi mettevi a me anche ai semafori. Potrebbe essere un'idea, Ivan. Guarda che lo comprerebbero, a voglia. Guarda, in piazza con un pacco di calendari così, autografato, ne vendi e via. Uno sbrozzo, e via. Ti posso assicurare. Magari, visto che la finalità è quella, l'UNICEF. Sì. È quella. Ivan, ridare qualcosa indietro di quello che si è ricevuto in maniera... Non mi fanno domande difficili. È importante, tu questo lo metti in gioco, insomma, tu ti sei preso delle belle soddisfazioni nella vita e adesso stai un po' rimettendo in gioco questo tesoro che hai accumulato. Sì, sì, io mi rimetto in gioco ogni giorno, perché per me ogni giorno è un giorno diverso, perché non so
come mi sveglio, in base a come decide quel giorno la malattia. E diciamo che da quando sono malato ho molte più soddisfazioni di quanto stavo bene prima. Forse ricevi anche tanto di più dagli altri, forse. Oddio, si riceve un po' di tutto, ecco. Perché si riceve un po' di tutto, però sì, vedere le persone che vedendoti traggono, diciamo, quell'energia positiva, si provano anche a loro a riprendersi in mano la propria vita che avevano un po' accantonato, è la cosa più bella. Si rimettono in gioco. È il mio guadagno. È il tuo guadagno. Io guadagno su quello. Si rimettono in gioco un po' tanto anche i valori, Valentina? Sì. Cioè, confrontandosi con realtà come questa, la scala dei valori si sposta un po' di più, insomma. Sì, ma poi, cioè, quel giorno, è stato bello perché quel giorno, quando lui è venuto a fare il servizio, cioè, le bambine erano curiose, capito? Cioè, ma non l'hanno mai guardato come se fosse una persona, capito, che comunque ha questa malattia, no? Quindi lo guardavano curiose, ma finiva lì, capito? Va bene, allora due belle personalità che si sono trovate, incontrate, Ivan e sì, Valentina, sì. Che sicuramente, insomma, non, l'esperienza non terminerà qui, già si è buttata avanti Valentina. Assicuro. A giugno per il lo voglio arruolare. Per il saggio, quindi insomma, sarà una collaborazione foriera di tante belle esperienze. Noi magari, se possiamo, ne diamo anche testimonianza. Perché come no? Tutti gli anni, già le date testimonianza tutti gli anni, perché poi fanno TV, c'è sempre presente ai messaggi, quindi bene, non mancherete nemmeno. Poi la personalità di Ivan è sicuramente coinvolgente, sì, e sì, trascinante. Sì, per questo lo voglio. È bravo, adesso già c'ho in mente due o tre cosette. A lei. Ivan, ci avrai il tuo da fare, quindi. Va bene, sa che io se sto bene. Sì, sì. Positivo. Poi lavorare con i giovani, stare lì a contatto con i giovani è bellissimo, perché comunque noi, se vogliamo provare a cambiare questo mondo, dobbiamo partire proprio da loro e insegnare a loro proprio le storie belle come la mia e la vita comunque come è difficile, ma tutto si può superare. Ecco, allora chiudiamola qui questa puntata di Dopo Cena con questa bella affermazione di Ivan, che insomma lui stesso è testimonianza di quanto si può fare, di quanta grinta si deve mettere nella vita tutti i giorni, sia che affrontiamo grosse sfide che se ne affrontiamo di più piccole o di più quotidiane. Comunque sia, la grinta e l'approccio deve essere questo. Allora, grazie Ivan per essere stato qui finalmente, speriamo che ci troviamo altre volte. Guarda, non mi stacco, ecco. Adesso do l'acqua anche alla pianta. Va bene, Valentina, grazie anche a te, in bocca al lupo per la tua scuola. Grazie. Insomma, e il tuo calendario sicuramente avrà un grosso successo, insomma ti facciamo un grosso in bocca al lupo, a fin di bene. Anche io vi saluto, grazie per essere stati con noi per questa puntata di Dopo Cena. Ricordatevi del calendario di Valentina, se ne dovete mettere uno dentro casa, benissimo. Poi se volete insomma salutare Ivan non si sottrae, quindi insomma una bella unione. Anche noi adesso ce lo teniamo qui un po', magari gli troviamo qualcosa da fare. Siamo a Dopo Cena, adesso mangeremo qualcosa. Mangeremo qualcosa, apposta, vedi? E quindi giusto appunto trovato cosa fare. Bene, grazie, alle prossime puntate di Dopo Cena. Ciao a tutti, grazie.